Cari fratelli e sorelle del rinnovamento carismatico cattolico, mi è stato chiesto di rivolgere un invito a partecipare alla veglia virtuale di Pentecoste di quest'anno, organizzata da Caris. Lo faccio con tutto il cuore. Sarà una veglia particolare, alla quale parteciperanno anche fratelli carismatici di altre chiese cristiane, quindi è un momento che non possiamo perdere. Tutti quanti aspettiamo ogni anno la Pentecoste con grande desiderio di ricevere una nuova effusione dello Spirito, vero? Spirito Santo è l'energia della nostra vita. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli Apostoli: riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Tutti abbiamo fatto qualche volta l'esperienza di accendere uno strumento di lavoro, spesso il telefonino, ed accorgerci che le pile erano scariche. Tutto restava muto e fermo. Purtroppo l'inconveniente si ripete anche nell'ambito spirituale. Bisogna ricaricare le pile, collegandole alla corrente di grazia, si intende. Rimettere la spina nella presa. Se mi posso permettere di dare un consiglio, meglio di condividere con voi un mio desiderio e un bisogno, esso è questo: tornare bambini. Ricordiamo la parola che Gesù disse agli Apostoli: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cosa significa per noi del rinnovamento carismatico ridiventare bambini? Significa riconoscere di essere dei principianti, come se dovessimo ancora scoprire che cos'è il vero rinnovamento che Cristo vuole per la Chiesa. Smettere di considerarci dei professionisti dello Spirito e diventare dei semplici novizi o addirittura dei postulanti nel senso letterale della parola. Persone capaci di dire allo Spirito Santo vieni, come fosse la prima volta, sicuri che l'invito sarà accolto. Mi ha sempre impressionato, colpito l'esempio di San Paolo. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, dice: dimentico del passato, mi protendo verso il futuro. Ora mi sono domandato di quale passato parla qui l'Apostolo. Ed è chiaro, non del passato da fariseo che poco prima ha dichiarato spazzatura. No, no, parla del suo passato da Apostolo, di tutto quello che aveva fatto per Cristo, le chiese che aveva fondato, le lettere che aveva scritto, il passato, insomma, a servizio della Chiesa dopo la sua conversione. San Paolo ha visto il pericolo di rifarsi una propria sicurezza, una propria giustizia con quello che si è fatto nella nuova vita e addita il rimedio, azzerarsi, dimentico del passato, mi protendo verso il futuro. Abbiamo bisogno a tutti i livelli di questa umiltà, che è anche la via privilegiata all'unità. L'unità dei cristiani si farà soprattutto sulla base dell'umiltà da parte di tutti. Lo Spirito Santo ama il vuoto, un po' come il vento che si precipita là dove trova un vuoto d'aria, una depressione. La sua funzione è riempire. Mi domando, e domando a voi, saremo capaci di fargli trovare di nuovo un cuore vuoto come quando ricevemmo per la prima volta il battesimo nello Spirito? E questa è la mia preghiera e spero anche la vostra per questa Pentecoste. Colgo l'occasione come assistente ecclesiastico per rivolgere un appello a tutto il rinnovamento carismatico cattolico, a sostenere con la preghiera e con la leale collaborazione il servizio internazionale di Caris in questo momento difficile della pandemia. È il banco di prova della nostra umiltà, della nostra obbedienza alla Chiesa, dal momento che, lo sappiamo, questo organismo è stato voluto dal Papa. È un suo dono, di cui non saremmo tra l'altro mai abbastanza grati.
E dunque con questo desiderio, con questa esortazione, auguro a tutti buona Pentecoste.